Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi siamo al sacrario di Makasura, sempre in piedi. Vediamo come risolverlo con tutte le ceste. Allora, questo è il sacrario del villaggio Calbarico, che sa esattamente dove sta il villaggio Calbarico. E vediamo come si risolve. Allora, innanzitutto utilizziamo Ascensus per superare questa prima parte, che è abbastanza semplice. E poi ci troviamo di fronte a questo congegno, che se non l'avete mai visto, ragazzi, questo qui vedete che sta in piedi. Vedete, questo qui non sta in piedi. Questi qui funzionano così: quando sono attivati stanno sempre in piedi, quando sono disattivati cadono. Però se li riattiviamo, vedete, si rimettono in piedi. E questo qui notiamo che c'ha il giallo sotto di fronte a noi. Quindi questo qui lo facciamo cadere. E grazie al potere dell'ultramano. Lo giriamo col giallo di fronte a noi e lo mettiamo per terra, esattamente come sta quell'altro lì. E lo colleghiamo. Fatto tutto ciò, prendiamo tutto questo dispositivo, lo giriamo da quell'altra parte. Adesso funziona così. Utilizziamo tutto il dispositivo qua come rampa di lancio per andare da quell'altra parte. Quindi azioniamo i cosi, paravela e passiamo a questa prima parte, che è abbastanza semplice. Poi dobbiamo andare da quell'altra parte. Prendiamo sempre questo dispositivo qui. Stesso procedimento, ragazzi. Però stavolta, invece di farci catapultare, questo è più semplice. Lo mettiamo più o meno qua. Vediamo un colpo. Perché qua ci possiamo arrampicare. Sono riuscito anche a catapultarmi, ragazzi, però così è molto più semplice. Ok. Siamo in paravela. Prendiamo sempre questo. Azzecchiamo sempre un momento qua sotto. Possiamo alzare. Lo riprendiamo. Lo giriamo. E lo utilizziamo come scala temporanea per prendere un secondo quella cesta. Che ci dà un tonico fatato. Perfetto. No, non in testa, non in testa. Gioco, gioco. Volevi uccidere Tekkizzato, vero? Ok. Lo rimettiamo così. Adesso ci serve naturalmente questa sfera. Deve andare là dentro per attivare quel dispositivo. Prendiamo la sfera. La mettiamo qui. E ragazzi, solo perché siete voi, usiamo la freccia, così vediamo tutta l'animazione. Altrimenti la potevamo dare con la spada, questa cosa. Vedete, così la palla va sopra e arriva da quell'altra parte. Scende. Non ti permettere di andare a finire dentro al burrone. Ma sì. Ok. Recuperiamo pure la freccia. Oh, a proposito, ma qua non ce la facciamo a salire. Però possiamo fare Ascension. Ascensus. La facciamo prima. Ma guarda quella sfera, ma ok, mi ha sentito. Ragazzi, gli scrigni li abbiamo presi perché dopo il sacrario di Makasura c'è il simbolo dello scrigno. Mo' ci rimane solamente definire il sacrario e vedete che qua è lontano il fatto. Quindi, questo è il sistema che ho trovato io. Ma sono sicuro che ce ne sono altri. Prendiamo questa. La facciamo cadere per terra, sennò qua non si capisce niente. Figurati. Però mettiamola per bene, così ci aiuta. Aspetta un secondo, così. Così. Almeno. Per bene. Ok. Dobbiamo costruire una pedana di lancio. Prendiamo questo. Spostiamo. Lo mettiamo qua. Qua lo prendiamo, lo giriamo, lo mettiamo qua, poi prendiamo quello lontano, lo giriamo e lo mettiamo qua.
Basta che è un po' più lungo, ragazzi. Non è che serve proprio preciso, preciso, preciso. Alla fine. Mettiamo un tutto qua. Più o meno. Così. Mettiamo nel retino. Adesso con un colpo di freccia super mirato. Yeee, riusciamo a raggiungere la fine del sacrario. Ragazzi, il tutorial è finito. Se il video vi è piaciuto, vi è stato d'aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao! Thank you.